Due patenti ritirate, otto turisti multati e un giovane atleta soccorso sulle piste da sci, non solo in strada per controlli sulle limitazioni imposte dall'emergenza sanitaria e di rispetto del codice della strada, anche sulle piste da sci si declina l'impegno dei carabinieri della compagnia di Breno in questi primi giorni dell'anno. Le pattuglie delle 13 stazioni, insieme ai militari dell'Aliquota Radio Mobile, hanno svolto negli ultimi due giorni un servizio di controllo straordinario che ha interessato tutto il territorio della Valle Camonica, mentre i carabinieri sciatori, nonostante la chiusura degli impianti, stanno svolgendo servizi di assistenza. E vigilanza sulle piste per garantire il regolare svolgimento degli allenamenti da parte dei gruppi sportivi impegnati in Alta Valle. E proprio questo sabato mattina i due carabinieri sciatori di Ponte di Legno sono intervenuti in soccorso di un atleta 14enne che mentre si stava allenando con la sua squadra è caduto durante la discesa procurandosi una presunta frattura alla gamba. I militari hanno eseguito il primo intervento e poi hanno affidato il giovane al personale medico. Due parenti ritirate e otto turisti multati sono invece il bilancio del servizio straordinario sulle strade che ha interessato l'intero territorio. Territorio della Valle Camonica. I militari dell'aliquota radiomobile delle stazioni Comune hanno effettuato controlli mirati a verificare il rispetto delle limitazioni imposte dal DPCM in materia di emergenza sanitaria connessa al Covid-19, ma anche posti di controllo istituiti presso le principali vie di comunicazione, in particolare verso le località scistiche e soprattutto verso Ponte di Legno e Borno. Nella notte di San Silvestro i carabinieri della stazione di Ponte di Legno hanno multato otto turisti che disattendendo al coprifuoco sono stati fermati in auto senza giustificato motivo in violazione dell'attuale decreto governativo. Si sono presi 533 euro di multa a testa. Non è andata meglio a due residenti di Angolo Terme che sono incampati nei controlli eseguiti dai militari della radio mobile di Breno. I due sono risultati positivi all'alcol test per entrambi è scattata la denuncia all'autorità giudiziaria oltre all'immediato ritiro della patente di guida. Avevano infatti un tasso alcolico pari al doppio di quello consentito. I controlli proseguono per tutte le festività. Anche questa mattina sono stati effettuati posti di blocco in bassa Valle Camonica a Darfo, impegnate le pattuglie delle stazioni di Artogne, Darfo e da Mobile. Il traffico, nonostante le limitazioni imposte dalla zona rossa, era piuttosto sostenuto.